Ciao amici. No. Ok. Vi odio tutti. Ben ritrovati con Pokémon's Platinum. Che felicità. Non ho i repellenti. Io credo di averli presi prima. Wow, grazie, mi hai dato forza. Che forza. Devi sono simpatico, mettete like. Nicky Nighe ci chiede. No, aspetta. Cosa date da mangiare ad Avon quando piange? Il mio si sta lamentando da stamattina, non so più che fare. Io gli tiro un pugno. No, no, sentite, un pugno ride. Fagli il solletico, è vero, fagli il solletico. Avon è un animale mistico che si è tirato un pugno, ride. E se gli fate il solletico invece piange. Alle reazioni inverse. Non chiedete. Lagging. Vediamo un po'. È tornato! Ah, comunque Nikini che sarebbe a favore di Pokémon Go. Ok. Yeah. Dragon Warrus ci chiede: qual è la cosa che più odiate del vostro canale? Una parte della fanbase. Che non è quella che in genere commenta comunque. Quelli che sotto magari un video di Platino scrivono: ma Penumbra che fine ha fatto? Eccoli quelli che odio! Allora, nel senso, abbiamo fatto video su video. Posto sulla pagina Facebook. Continuiamo a ripeterlo nei video quando ce lo chiedete, perché noi siamo gentili. Il fatto è che, come ho detto, Penumbra è sospesa. Ma più non e più volte. È sospesa, è morta. Channel's Quest verrà finito, non so quando troverò il tempo, perché ora sto facendo solamente piccoli editing e vado avanti veramente poco perché ho altri impegni. E quindi ciccia. Non chiedetelo. Penumbra non vedrà mai la luce oltre la beta 1. Delitto. Mi spiace. Ma allora, non abbiamo voglia. Tanto sono io a lavorare. La seconda domanda che ci fa è: personaggi di JoJo più amato e più odiato? Più amato, penso a Narancia. Più odiato. Non lo so, ce ne sono di odiati. Non mi risulta. No, perché sono tutti stupidi a loro modo, sono simpatici. C'è anche i cattivi alla fine, non riesco a odiarli fino in fondo. Anche lui dice che Pokémon Go sarebbe interessante. Nice, nice. Zack Trademark, che non è il nostro Zack. Ah. A quanto è salito il livello combattivo della Crusca? Troppo poco ancora. Troppo poco. Seconda domanda che ci fa: cosa ne pensate di Pokémon Fusion? Ne ho sentito parlare. Poi dovrebbe essere un RPG in cui prendono gli obrobi. Si fanno le fusioni. Esattamente, sì. Non abbiamo ancora provato, quindi non possiamo darti un giudizio, mi spiace. Paul Jefferson ci chiede: che ne pensate di Young Signorino? Allora, a me la trap fa cagare. Se non giusto per farci meme sopra, e allora si può essere divertente. Ma mi fa come cagare. Come la Dark Polo Gang. Chi non ci fa i meme con triplo 7? Ah, tra l'altro prima mi hanno dato 777 punti esperienza. Feathers Channel chiede: quale mestiere sperate di arrivare a fare da grandi? Cazzo, sembri mio padre. I disoccupati. Il mantenuto, va bene? È brutto parlare di futuro in questi anni. Basta! Molto brutto. No, veramente non ho la minima idea, anche se dovrei laurearmi entro l'anno prossimo. Nel senso che per quello che siamo andati a fare, questo qui dovrebbe fare interprete, traduttore da giapponese. No, l'interprete non posso, il traduttore sì. Ti serve un grado più alto, vero? Devo fare un corso apposta. Non imparare. Ah, porco! Ok. Io dovrei teoricamente fare il programmatore. Il problema è che io potrei anche avere la laurea in mano, ma non è detto che quello accada, perché. Hey, c'è crisi. Seconda domanda sempre da Feder: vi pesa fare video? Allora, ogni tanto mi è pesato. Soprattutto quando devo fare le acrom apposta, che non mi fanno più ridere perché sono sempre le stesse cose alla fine che vado a fare,
E infatti molte volte sto ancora cercando di portare roba diversa, perché dopo un po' ti rompi il cazzo. E... però in genere no, non mi dispiace fare video. Diciamo che ho aperto l'altro canale perché così posso dare più identità sia a me che a questo canale, perché vorremmo in realtà che questo canale fosse il canale mio e di Paco e non il canale di Tizio e quello lì chi è, perché è successo. E anche perché dall'altra parte ho, come dire, tabula rasa, cioè non ho una fanbase e quindi posso decidere io come andrà a finire, non... ecco. Per questo seconda punto. Domanda. No, comunque mi pesa fare i video quando non sono nell'umore adatto per farlo. Ah beh, certo, anche quello. Che è molto spesso. Poi ci sono quelle volte in cui, io voglio di fare questo video, ho un'idea, però non ho il tempo, torno a casa tardi, devo studiare. Oppure ho una connessione di merda, mi devono mettere la fibra, non so quando arriverà. Golbat, vai a cagare. Ok. Allora, altra domanda. Siete contenti di ciò che postate sul web? Ogni tanto sì, ogni tanto no. Per lo stesso motivo di prima. E diciamo che certe volte i video che mettiamo su non raggiungono il target che noi vorremmo ottenere. Sì, anche perché c'è, cioè, stupida la cosa. Facciamo il video che non interessa magari e fa due visualizzazioni e vabbè, a quel punto dici no, vabbè, non lo faccio più perché non sto neanche a perderci tempo. Fai il video che teoricamente dovrebbe interessare, fa una visualizzazione, allora lì ti incazzi un attimino. Però alla fin fine non è che puoi prendertela con la gente. E anche esatto. YouTube, che è stupido e... mi sembra, me l'ha detto Dlarz questo, mi ha detto che a settembre YouTube ha fatto il solito stronzo e ha inculato di nuovo tutte le visualizzazioni, i feed. C'è anche la storia che pure con la campanella non ti arrivano le notifiche. E YouTube si è scusato dicendo, lo sappiamo ma non sappiamo come risolverlo. È il vostro sito! Terza domanda, vi piace la vostra community? Sì e no. Tutto sommato sì, ma... E ripeto quello che ho detto prima, cioè finché... aspetta un attimo che devo pensare... La mossa, ok. Finché la community è come la vostra, cioè come voi, scusate, sì, mi piace. Quando ci sono, e ci sono, gli elementi che... dove è finito Penumbra e altre cazzate che... cioè, la maggior parte degli iscritti sono qui solo per Penumbra. No, ma nel senso, quelle domande sono magari anche lecite, fuori contesto. Mettiamo, perché magari ti piace il gioco, questo è il canale dei creatori, quindi chiedi a loro, giustamente. Il problema è... che... più volte abbiamo spiegato come sia nato il progetto e quindi continuare a ripeterlo a caso perché la gente non ascolta, mi girano un po'. Giuseppe Tringali chiede Salvini o Di Maio. Io ti rispondo nessuno dei due. Io ti rispondo voglio scappare. Simone Olla chiede avete animali domestici? Avon non conta. Avon non conta, allora scritto. Allora vaffanculo. Mi spiace, sì, ho una gatta. Mio fratello 4, conta come 4-5 anni. Paco, mio fratello conta come animale domestico? Finché non si mette a far versi... no. No, i versi li fa, quindi sì, conta. Dammi qui fulmindenti. E l'ultima domanda non la leggo per ovvi motivi. Anzi, no, dai. Ma si può giocare a Pokémon Scarlet Edition sul cellulare? Beh, sì. Basta scaricare un emulatore per GBA, il gioco, e apri il gioco con l'emulatore e ci giochi. Senti, sai cosa facciamo adesso? Vieni qua. Un giorno. No, ho sbagliato! No, un giorno mi dovranno veramente spiegare perché si evolva al 40 Ponyta. Perché? Io dico, ho fatto bene a prendere le cure totali, mannaggia il Cristo. Perché? Ogni cosa ti paralizza. Non posso dirlo stesso.
Sto usando le pozioni. Quelle, le proprie pozioni. E ok, boys, ci vediamo al prossimo episodio di questa meravigliosa serie. Vi ricordiamo che potete fare domande scrivendo fuck you Avon con l'hashtag e poi la domanda. Ciao. Ciao.